Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Così ritorno ringiovanito. E da questo saluto. Di Giovanni Paolo II, la città di Catanzaro, la Calabria, risponde con uno speciale interamente dedicato alla sua canonizzazione. Uno speciale che vogliamo omaggiare chiaramente al Santo Padre, ma vogliamo soprattutto portarlo in tutte le case degli italiani e non solo, grazie alla preziosissima e meravigliosa squadra di TV 2000, alla quale va questo applauso. Benedetta Rinaldi, che gioia rivederti, che gioia rivederti, ritorni in questo programma e da quei meravigliosi occhi che ti ritrovi si vede la gioia di continuare a parlare ancora di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II, i meravigliosi occhi di Giovanni Paolo II, l'ho visto da vicino ed è un'emozione che non dimenticherò mai. Senti, tu hai presieduto 9 edizioni, tutte le edizioni di questo... Lo dici come se fossero tante, devo smettere. No, ma sei ancora giovane, tranquillo, Io sono stata quella di Squillace, poi c'è stata Montepaone Lido e adesso Teatro Politeama pieno, fatevi sentire, fin sulle gallerie. Guarda che bello. Che gioia. Ecco, cari giovani, è difficile credere in un mondo così. Nel 2000
Sì, è difficile. Non è il caso di nasconderlo. È difficile, ma con l'aiuto della grazia è possibile. Gesù che cercate quando sognate di felicità, è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate, è Lui la bellezza che tanto vi attrae. C'è un proverbio in polacco, Ziakim Czes. Z jakim się stajesz, takim się stajesz. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Che emozioni nel rivedere questi momenti. Noi siamo con il Movimento Apostolico, siamo con Don Gesualdo De Luca. Ecco, il Papa Don Gesualdo diceva che stare con i giovani fa rimanere giovani. Tu stai sempre con i giovani, quindi puoi essere un testimone della verità di queste parole. Chi frequenta i giovani impara da loro la gioia, l'impegno responsabile e si apre alla speranza, perché i ragazzi e i giovani hanno uno spirito nuovo. Loro credono nei valori e soprattutto credono in se stessi, hanno la percezione che con il loro impegno responsabile possono cambiare il domani, e tutto questo dona loro slancio, vitalità ed è contagioso. Abbiamo visto le immagini della GMG, questa invenzione meravigliosa. Tu che ricordo hai? Il primo ricordo è un'immagine, tutta questa folla, e il non riuscire a vedere Giovanni Paolo II, però il sentirlo vicino, perché aveva la capacità comunque di rendersi vicino a te, no? Accanto, con le sue parole ti toccava il cuore. E ricordo proprio quando ha ricordato a tutti noi ragazzi che Gesù ci conosce personalmente, e che anche quando noi magari non ci pensiamo, non lo crediamo, lui è sempre là, che ci ama teneramente. Soprattutto, ecco, si rivolgeva spesso a chi era in fondo. Don Gesualdo, 16 agosto del 1987, molti di noi erano piccini, ma tu in realtà, insieme a Sua Eccellenza Monsignor Rimedio e la fondatrice del Movimento Apostolico, siete andati a Castel Gandolfo, non a fare una gita, ma a incontrare il Papa. E che mandato avete ricevuto lì? È stato un incontro stupendo, perché preparato 2 giorni prima. Noi abbiamo presentato il Movimento Apostolico, accompagnati da Monsignor Rimedio, vescovo di Lamezia, e il Santo Padre, dopo aver accolto la nostra presentazione, ci ha detto: il Movimento Apostolico mi ricorda il primo Movimento Apostolico, che è nato nel Cenacolo. Anche voi, nella potenza dello Spirito, con la forza dell'Eucaristia, sorretti dalla Madonna e camminando con gli Apostoli nella Chiesa, date una nuova anima al mondo. E poi ha voluto salutarci uno per uno a tutti quanti, e all'ispiratrice, la signora Maria Marino, baciandola sulla fronte, le ha detto: è grande l'opera, serva Gesù. A proposito di questo, intervengono i giovani, perché chiaramente Emanuela, che è qui a fianco a me, dovrebbe dirmi come avete poi fatto, tradotto in pratica le parole di Giovanni Paolo II. Il Movimento Apostolico ha accolto con gioia l'invito a donare una nuova anima al mondo, e puntando soprattutto sulla formazione e la missione. Infatti, là dove nasce, il Movimento impianta delle catechesi organiche sistematiche, che vengono avviate dai vescovi, poi vengono puntualmente tenute dagli assistenti e sono aperte a quanti vogliano parteciparvi, trovando anche un valido sostegno nell'omonimo giornale e anche nel sito web www.movimentoapostolico.it. La formazione
vocazione che ha dato numerosi frutti, quali per esempio le vocazioni sacerdotali, anche l'istituto secolare femminile Maria Madre della Redenzione, si pone proprio come obiettivo principale la missione. Gli aderenti al movimento apostolico lavorano nelle proprie parrocchie in collaborazione con i propri parroci, soprattutto come animatori liturgici, operatori della Caritas, e si sforzano, noi ci sforziamo quotidianamente di dare ovunque ci troviamo, in ogni contesto, in ogni momento della nostra vita, una testimonianza esemplare. Grazie al movimento apostolico. Per l'età non ci crederai, ma è finita. Speriamo che sia stata una bella edizione. Serata per voi tutti qui nel Teatro Politeama, per chi ci sta seguendo dalla televisione grazie a TV 2000. E a proposito di grazie a tutti voi, grazie a Don Franco Bruno che ci ha dato la base di quella che sarà la nostra sigla di chiusura. Un grazie di cuore veramente a tutti, un grazie a Dio, un grazie a Giovanni Paolo II. Alla prossima edizione. Ciao a tutti. Ciao. Tutto su sarai per le tue.